che tanto bene ti farà. La 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 la. Ciao, sono Pietro, ho quasi 5 anni, un fratellino che si chiama Giulio. Mi piace tanto giocare a pallavolo. Ciao Pietro, benvenuto e ciao a tutti. Oggi vi leggerò la storia di Pietro e mamma Francesca. Una storia che parla di combattimenti. Pim pum pam, hey, vieni qua, ma che fai, con chi ce l'hai? Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi. Di combattimenti, abbiamo detto, e combattimenti vari, e anche della lotta tra... Sentite, sentite. Pietro è un bambino a cui piace tanto fare i combattimenti. Avete sentito? I combattimenti. Quando gioca, fa combattere ogni cosa. Macchinine, soldatini, dinosauri e tanti tanti personaggi della sua fantasia. A volte combatte con le spade, a volte con le parole. A volte combatte anche con il suo fratellino. Ai 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 ai, che dolori! Un giorno, dopo aver fatto la doccia, mentre mamma lo sta asciugando, Pietro chiede: mamma, tra ghiaccio e fuoco, chi vince? Lei ci pensa un attimo e poi risponde: non so, forse il fuoco. Forse sì, perché il fuoco è caldo e scioglie il ghiaccio. Ma poi il ghiaccio diventa acqua e il fuoco non c'è più, dice Pietro pensieroso. Anche la mamma resta un attimo zitta e poi dice: è vero Pietro, o vinciamo tutti o non vince nessuno. Pietro, emozionato, allora dice alla mamma: quando arriva devo raccontarla a papà. Ciao! Dice ghiaccio al signor fuoco: mi regali il tuo calore? Sono duro, sono freddo, non lo vedi? Sto soffrendo! Fuoco guarda un po' stupito. Già lo vede arrostito. Me lo mangio, me lo sciolgo, me lo leverò di torno. Ma lo vede un po' patito e gli passa l'appetito. Senti ghiaccio, che ne dici? Se ti sciolgo le narici, solo un poco di calore per tornare al mio splendore. Puoi mangiare, ma non dimenticare che sono tanti, puoi sbagliare, ascolta chissà più di te, agli ortica che li